Asia Argento ricorda Anthony Bourdain, morto suicida, nel giorno del suo compleanno con una toccante dedica d'amore su Instagram. In occasione del compleanno dello chef americano, l'attrice ricorda il loro profondo amore con un toccante post su Instagram. Asia Argento dedica un dolce, "Ti amerò per sempre", all'ex compagno Anthony Bourdain, che nel giugno 2018 si è tragicamente tolto la vita. Il loro incontro nel 2016 è stato un colpo di fulmine. La dedica d'amore di Asia Argento ad Anthony Bourdain. Il 25 giugno, giorno del compleanno dell'acclamato chef americano Anthony Bourdain, Asia Argento ha voluto commemorare l'intenso e travagliato amore che li ha legati. L'attrice di 48 anni ha pubblicato su Instagram una toccante dedica a Bourdain, celebre per i suoi show culinari a New York e per la sua presenza televisiva, che si è tragicamente suicidato in Francia nel giugno 2018 mentre lavorava a uno dei suoi programmi. Accanto a tre fotografie della coppia e a un ritratto di Bourdain, Asia ha scritto: "Ti amerò per sempre, la vita va avanti ma non sarà più la stessa senza di te. Il tempo non cura nessuna ferita. Mi manchi ogni giorno, nei miei sogni ti parlo, ti bacio, sei ancora con me. Le feste sono particolarmente insostenibili. Buon compleanno in un luogo più alto e più leggero di questo. Three words went through my mind endlessly, repeating things endlessly che a broken record. You're so cool, you're so cool, you're so cool." Una storia d'amore intensa e complessa. Quello tra Asia Argento e Anthony Bourdain era stato un colpo di fulmine. I due si erano innamorati nel 2016, durante le riprese di Parts Unknown, conosciuto in Italia come Cucine Segrete. Asia Argento sembrava aver finalmente trovato la tranquillità accanto allo chef, dopo una serie di relazioni infelici e andate male, inclusa quella con Morgan, padre della sua figlia primogenita Anna Luca Stoldi. Tuttavia, anche la loro storia era segnata da profondo dolore. Il suo dolore era molto bravo a nasconderlo, aveva confidato Asia a Belve, continuando poi con: "Era un uomo di 20 anni più grande di me, quindi un'altra generazione, di quegli uomini che non vogliono mostrare i propri sentimenti, che vogliono far vedere che sono quelli forti e sono lì per proteggerti, e forse dovevo essere io a proteggere un po' più lui da se stesso." Lo chef americano combatteva da tempo contro la depressione, arrivando a togliersi la vita l'8 giugno 2018, in Francia, mentre lavorava alle nuove puntate del suo show. Asia Argento. Riflessioni su colpa, perdita e rinascita. L'attrice ha confessato di aver provato un senso di colpa per la perdita del suo compagno. "È un peso che ho portato a lungo", ha ammesso, "ma credo che attribuirlo solo a me sia riduttivo. Il male che lo ha spinto a questo gesto era più grande di entrambi. Abbiamo avuto litigi senza conseguenze gravi, ma il nodo del problema era la sua depressione. Non poteva permettersi di mostrare le sue debolezze al mondo." Asia ha poi confessato di essere caduta nel tunnel dell'alcolismo, seguito da un percorso lungo e faticoso di guarigione. "Ho toccato il fondo e ho affrontato le peggiori difficoltà. Quando la persona accanto a te non è più presente a causa del suicidio, ci si trova in un abisso senza fine. Ancora oggi, sto trasformando quell'esperienza dolorosa in un percorso di crescita personale. Da quel periodo difficile sono rinata, e questo mi ha insegnato il valore di rialzarsi e migliorarsi come individuo."